Al 26esimo webinar del ciclo Innovazione Digitale, io sono Michela Di Bitonto di Formez Pia. Oggi parleremo di appalti di innovazione nella programmazione 2014-2020. Abbiamo con noi tre relatori, Mauro Drauli dell'Agenzia per l'Italia Digitale e Guglielmo De Gennaro, sempre della GID, e Paola Conio dello studio legale Leone. Prendo un po' di tempo per ricordarvi che questo ciclo di webinar dedicati all'innovazione digitale sono organizzati nell'ambito di una convenzione tra Agid e Formez PA, Italia Login Servizi Digitali, con l'obiettivo appunto di agevolare l'innovazione all'interno delle pubbliche amministrazioni. Di che cosa parleremo oggi? Parleremo di un approccio innovativo per la gestione degli appalti pubblici, quindi esploreremo altre strade che, diciamo, superano le procedure, consolidate per andare ad esplorare, appunto, attraverso i nostri relatori che sicuramente lo spiegheranno meglio di me, quelle che sono le nuove strade, per gli appalti pubblici che aprono, diciamo, anche verso, idee innovative degli appalti. Quindi, soluzioni. Un'esplorazione del mercato che apre soluzioni nuove ed efficienti ad a partire da esigenze concrete con una visione appunto più ampia dall'alto di quelle che sono di quella che è l'offerta del mercato. Andando nel dettaglio del programma di oggi, apriamo con Mauro Drauli che ci parlerà dell'appalto come strumento di modernizzazione delle APA e come leva per l'innovazione del tessuto produttivo. Mauro Drauli fa parte del servizio strategie di procurement e innovazioni del mercato di Agid. E poi andremo ad esplorare quello che è l'appalto precommerciale con Guglielmo De Gennaro, sempre del Servizio Strategie di Procurement e Innovazione del Mercato di Agid. E abbiamo poi dallo studio legale Leone Associati l'avvocato Paolo Conio che ci parlerà degli appalti di innovazioni nel codice degli appalti. Poi riprenderà la parola di nuovo Mauro Drauli, che ci parlerà delle esperienze italiane dei finanziamenti nella programmazione 2014-2020 e del nuovo portale degli appalti di innovazione. Allora, ricordo a tutti i nostri partecipanti, che vedo che sono già molti, che possono porre le domande ai nostri relatori tramite la chat, noi le selezioneremo e le riporteremo ai relatori di oggi, e che slide e la registrazione dell'evento di oggi verrà pubblicata come sempre su Eventi PA, dove potete anche consultare tutti i webinar, i 25 webinar organizzati finora, dove trovate slide, materiali, registrazioni, che quindi potete consultare se vi siete persi qualcosa. Invece in questa pagina appunto dedicata al webinar di oggi troverete appunto le slide dei nostri relatori e la registrazione. Vi anticipo che la prossima settimana abbiamo appena pubblicato l'evento della prossima settimana, quindi il 27esimo webinar sarà dedicato alla gestione documentale e in particolare al ciclo di vita dei documenti informatici e la loro efficacia probatoria, un tema molto, molto tecnico e molto sentito, penso, della pubblica amministrazione, quindi vi invitiamo, insomma, a cliccare su questo link ed iscrivervi, poi comunque riceverete la nostra mailing list. E avvisare magari anche i colleghi che all'interno della vostra amministrazione si occupano di questi temi. Allora, io direi a questo punto di dare la parola a Mauro Drauli per entrare nel vivo del webinar di oggi. Quindi chiedo a Mauro di attivare la sua webcam e il suo microfono, così apriamo il tema di oggi. Appunto sull'appalto per la modernizzazione della PA, l'innovazione del mercato. Maura, lei la parola. Buongiorno a tutti. Intanto mi sentite correttamente? Sì, ti sentiamo. Perfetto, e quindi iniziamo. Sì, adesso c'è una breve introduzione alla tematica di oggi. Quindi, appalti e innovazione. La direttiva appalti 2014 ha un considerato estremamente esplicito. Le pubbliche amministrazioni dovrebbero utilizzare gli appalti pubblici in maniera strategica, nel miglior modo possibile e per stimolare l'innovazione. E si riconosce il valore dell'acquisto del procurement da parte delle pubbliche amministrazioni, nel senso che acquistano
all'acquisto può dare, si deve dare un valore di innovazione che è a servizio del miglioramento dei servizi pubblici e si riconosce il fatto che nell'acquisto la pubblica amministrazione può e deve affrontare sfide e, di valenza sociale, quindi deve fare attenzione, deve mettere cura nel fatto che l'acquisto non sia un mero adempimento burocratico, ma che abbia una sua efficacia accreta percepibile. Naturalmente non tutti gli acquisti, diciamo, non a tutti gli acquisti può essere applicato in maniera diretta questo principio, ma esso ha comunque una valenza generale. Questo motivo, diciamo, il webinar di oggi vuole essere un'introduzione soprattutto ai colleghi della pubblica amministrazione che in Valenza seguono questi webinar per dare delle informazioni concrete e anche una sensibilizzazione affinché nell'ambito della propria attività lavorativa, ognuno per il proprio conto, diciamo, possa stimolare e promuovere un utilizzo degli appalti un po' nuovo. Questo aspetto è stato ripreso anche nel piano triennale, già nella versione per l'informatica, nella pubblica amministrazione, tanto per renderci conto quello, diciamo, che Agid cura in maniera particolare. Ed è lì che noi abbiamo cercato di circoscrivere che cosa si intende nella pratica con un appalto di innovazione. Poi nel seguito verranno date delle definizioni un po' più formali. Ma nella sostanza, un acquirente ha un approccio innovativo quando intanto si concentra sul problema che deve risolvere e quindi circoscrive un'esigenza concreta e poi ha un approccio innovativo, cioè cerca soluzioni che siano nuove, comunque diverse rispetto a quelle che ha già adottato in passato o che sono, diciamo, consolidate sul mercato. In questo modo si contrappone a quell'acquirente che invece ricompra sempre le stesse cose, magari diciamo di volta in volta cercando solo uno sconto. Diciamo, in questa introduzione possiamo dire semplicemente che è un approccio per certi versi anche molto di buon senso. Quando si deve affrontare il rischio dell'acquisto di qualcosa che non si conosce perfettamente o che il mercato o in una situazione in cui il mercato potrebbe dare delle sorprese, cioè prende qualcosa addirittura di migliore rispetto alle aspettative, la pubblica amministrazione si deve informare, così come fa chiunque di noi quando fa un acquisto, deve dialogare anche con i fornitori, deve negoziare, può negoziare, può cercare la collaborazione nel proprio interesse, quindi può anche fare un'azione di collaborazione con i potenziali fornitori, ovviamente nel caso della pubblica amministrazione, ma come farebbe chiunque di noi e come fa chiunque di noi quando acquista qualche oggetto complesso o ristruttura un appartamento, tende comunque ad avere sì un comportamento da cliente fornitore, ma anche un comportamento non ostativo, anzi collaborativo con i propri fornitori per il proprio interesse. Un elemento essenziale, strategico di un appalto di innovazione, dove andiamo a comprare appunto qualcosa che non conosciamo bene, è la gestione del rischio. Questi che si affronta ad esempio attraverso l'utilizzo di più fasi dell'acquisto e la sperimentazione. Questa è solo una parte introduttiva di alcuni di questi elementi, poi verranno date, diciamo, delle illustrazioni più puntuali, più formali. Il tema degli appalti di innovazione non lo abbiamo inventato noi in Agid, ovviamente, è un tema ritenuto strategico dalla Commissione europea che negli ultimi 10 anni. Noi diamo inizio nel 2007, in realtà il tema si affronta anche precedentemente, ha emesso norme, linee guida, raccomandazioni, che bisogna dire l'Italia ha recepito anche con una certa prontezza, sia dal punto di vista formale,
sia dal punto di vista poi sostanziale come protagonista di sperimentatoni e di esperienze. Ma questa è una parte che vedremo alla fine. Non affronto questo elenco, alla vostra disponibilità e per chi vuole approfondire. Faccio però notare che il tema dell'appalto di innovazione e dell'appalto precommerciale è rientrato nella strategia italiana in diversi documenti. È presente nei programmi operativi nazionali, nei programmi operativi regionali 14-20, è presente nel programma nazionale della ricerca, è presente nella strategia nazionale di specializzazione intelligente, è presente, come ho citato, nel piano triennale per l'informatica, è presente anche in alcune norme specifiche connesse allo sviluppo dell'agenda digitale italiana. Di qui poi approfondiremo. Anche alcune regioni hanno affrontato in maniera specifica la questione, riconoscendo che l'appalto di innovazione, nel momento in cui mette sul mercato richieste, fabbisogni sfidanti e sfida il mercato, può essere una leva importante di politica industriale e di sviluppo economico. Qui abbiamo citato tre problemi. Provvedimenti recenti di Campania, Lombardia e Puglia, che tendono, anche se in maniera diversa, a far sì che parte dei fondi pubblici disponibili vengano utilizzati in appalti di innovazione. Da cui viene una, diciamo, riflessione di ordine generale, ben presente anche nell'indicazione della Commissione europea. E anche, come vedremo, in alcune indicazioni del nostro governo. La spesa in appalti pubblici in Italia, dati ANAC, non è inferiore a 140 miliardi di euro nel 2017. Si tratta di una massa imponente di finanza. E il convincimento, anche sulla base di indicazioni condivise a livello europeo, è che una domanda pubblica innovativa, che significa qualificata e sfidante per il mercato, sfida il mercato e quindi promuove e spinge alla crescita di capacità industriale per sviluppare prodotti e servizi innovativi, per mantenere alta la competitività della nostra industria e quindi anche favorire le loro capacità, di esportazione e produce occupazione di qualità. Non ci è infrequente anche negli incontri con aziende, anche ICT, sentire le aziende che si lamentano del fatto, o meglio, testimoniano il fatto che i propri clienti non sfidano a sufficienza l'azienda e quindi anche i migliori giovani che sono presenti all'interno dell'azienda non vengono e non possono essere occupati in attività qualificanti che mettano a frutto anche le loro esperienze di ricerca. Quindi la spesa in appalti pubblici è uno strumento strategico, è a disposizione ovviamente dei governi e può essere utilizzata come leva di innovazione. Una lettura attenta del decreto legislativo 5-2012, l'articolo 17, che rubricato Agenda Digitale Italiana, e che quindi in poche righe definisce che cosa è e qual è l'obiettivo dell'Agenda Digitale Italiana, individua nella modernizzazione dei rapporti tra la PA, cittadini e imprese, attraverso azioni coordinate a favorire lo sviluppo di domanda offerta di servizi digitali innovativi e promuovendo la crescita delle capacità industriali adeguate a sostenere lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi come l'obiettivo dell'intera Agenda Digitale Italiana. Quindi l'obiettivo è la declinazione che l'Italia ha dato dell'Agenda Digitale Europea. In queste parole si ritrova molto dell'essenza dell'appalto di innovazione. In questo ultimo periodo, infatti, anche Agid, poi ne parleremo un pochino più espressamente, ha cercato di coinvolgere gli stakeholder, cioè non solo gli stakeholder istituzionali, ma anche il mercato, attraverso accordi di promozione dell'utilizzo di questo strumento, l'ultimo dei quali con Confindustria e la Conferenza delle Regioni,
è stato sottoscritto a settembre e che, diciamo, su cui basiamo una parte dell'attività di promozione di Agile. E diciamo, con questo termino questo primo intervento, sperando di essere stato nei tempi. Sì, Mauro, perfetto, la ringrazio per questa panoramica sugli appalti. Allora, è arrivata una domanda sulle gare telematiche e chiedono se il termine 18 ottobre è ostativo, tassativo per il passaggio alle gare telematiche. Allora, sì, questo è un termine indicato da norma, diciamo, preciso che la domanda pertiene un aspetto, diciamo, che non è di specifica competenza di questo gruppo, nel senso anche come unità di Agid, perché noi ci occupiamo non della digitalizzazione delle gare, ma di fare gare per comprare cose innovative. E comunque, anche rispetto a chi ha posto questa domanda, noi diciamo, possiamo sicuramente mettere in contatto chi è interessato con i colleghi di Agite che si occupano specificamente di e-procurement, che fra l'altro sono stati anche protagonisti in webinar non Sì, più di giorni fa. di un webinar. Giustissimo. Benissimo, grazie Mauro. Ci rivediamo tra poco per il prossimo l'intervento, insomma, successivo che farà. Quindi direi a questo punto di passare la parola a Guglielmo De Gennaro e così parleremo di appalti precommerciali. Benissimo, chiedo alla regia di... Perfetto, vedo che stanno caricando le slide. Grazie, Benissimo, a lei la parola. buongiorno a tutti. Allora, adesso incominciamo a entrare un pochettino nel vivo degli strumenti e delle opzioni che la pubblica amministrazione ha per fare acquisti di innovazione. E parliamo nello specifico del cosiddetto appalto precommerciale. Partiamo dal presupposto che Agid, e quindi noi in questo momento stiamo parlando, perché ha avuto dal legislatore, l'ente ovviamente, una delega a intervenire in tale ambito. In particolare l'articolo 19 del decreto legge 179 del 2012 prevede che Agid intervenga sia al centro dei grandi progetti di ricerca e sviluppo e in particolare che possa essere stazione appaltante, centrale di committenza per le pubbliche amministrazioni con una competenza specifica in ambito nazionale e una eventuale a supporto delle regioni e delle altre pubbliche amministrazioni. La definizione degli appalti precommerciali la ritroviamo nella comunicazione 799 del 2007 della Commissione europea. Ed è bene dire anzitutto che non stiamo parlando in questa definizione di una procedura, o meglio, non si cristallizza e non si crea un nuovo istituto giuridico, ma si suggerisce un approccio da utilizzare in quegli appalti che mirano a comprare servizi di ricerca e sviluppo, i cui risultati non saranno esclusivo appannaggio della stazione affidante, la stazione appaltante, quindi della committenza pubblica e l'onere dell'implementazione di questa soluzione non sarà esclusivamente a carico della stazione stessa. Bisogna dire che ovviamente questa definizione parte da quella che era la direttiva degli appalti 18 del 2004 e quindi mira ad occuparsi di quegli appalti che la direttiva stessa escludeva dal proprio campo di applicazione. Bisogna però a questo punto chiarire alcuni concetti. Prima cosa si intende per innovazione e quindi cosa si intende per ricerca e sviluppo. In realtà definizioni univoche non se ne trovano. In questo caso noi abbiamo ritenuto opportuno adottare e sposare le definizioni dell'OCSE, che sommariamente possono essere riassunte dicendo che innovazione è un qualsiasi miglioramento, un qualsiasi
accrescimento delle attuali soluzioni, sia da un punto di vista quindi del prodotto, sia da quanto, ugualmente da un punto di vista del processo di produzione stesso. Ricerca e sviluppo, appunto, è una procedura invece che mira a seguire il metodo scientifico, quindi a validare i risultati del processo tramite il metodo scientifico. A questo punto dobbiamo quindi ricordare cosa si intende per apparati commerciali o comunque come comunemente conosciuti con l'acronimo PCP. Quelli che sono appunto le indicazioni, secondo le indicazioni della Commissione europea. Sono, come dicevamo prima, acquisti di servizi di ricerca e sviluppo e loro progettazione, che servono per acquisire soluzioni che soddisfino esigenze della pubblica amministrazione che attualmente trovano riscontro sul mercato o tramite, o meglio, tramite soluzioni commerciali. Sono pre-commerciali in quanto allo stesso tempo, quindi come abbiamo detto, acquisiscono soluzioni non attualmente disponibili da un punto di vista commerciale, ma lo sono ancor più in quanto sono prodromi dei successivi acquisti commerciali. Come dicevamo, l'introduzione nel sistema normativo è avvenuta tramite la COMSET 99 del 2007, ma il legislatore italiano in realtà l'ha introdotta a seguito anche delle innovazioni apportate alle direttive sui contratti pubblici del 2014 nel codice degli appalti del 2016 e la introduce, se vogliamo, per escluderla, nel senso che nell'articolo 158 si va a individuare quelli che sono gli appalti che quindi saranno poi disciplinati dal codice stesso, per cui tramite l'individuazione di precipui CPV e l'individuazione di due requisiti si definisce qual è il campo di applicazione del codice stesso agli acquisti di servizi di ricerca e sviluppo. Quindi, stante i CPV individuati, essi, gli acquisti saranno ulteriormente soggetti alla normativa quando il risultato sarà di esclusiva proprietà della stazione appaltante e la prestazione sarà interamente retribuita dalla pubblica amministrazione stessa. Questo è il portato, come dicevamo, della direttiva del 2014. E volendo andare a guardare nello specifico i CPV indicati, vediamo che in linea di massima abbracciano tutte le possibili ipotesi di servizi di ricerca e sviluppo all'infuori di quelle situazioni che per ragioni di sicurezza nazionale o simili, il legislatore stesso ha ritenuto di mantenere al di fuori di questa visione. Il secondo comma però del 158 è un'introduzione al legislatore italiano, in quanto non lo si ritrova nella direttiva 14. In questo caso il legislatore ha utilizzato anche una tecnica normativa particolare perché ha utilizzato il termine, o meglio, l'espressione verbale possono. E leggendo, infatti, dice le stazioni appaltanti possono ricorrere, rispetto dei principi di cui l'articolo 4 del presente codice, agli appalti pubblici precommerciali destinati al conseguimento di risultati non appartenenti in via esclusiva all'amministrazione aggiudicatrice e all'ente aggiudicatore per gli usi nell'esercizio della sua attività, e così via dicendo. Quindi quel posto è, se vogliamo, ha un valore, ha un doppio valore, nel senso che da un lato è un'esortazione e da un lato vuole andare a, diciamo, circoscrivere il campo di applicazione di quell'approccio che la Commissione europea ha suggerito fin dal 2007. Volendo ricapitolare, gli appalti precommerciali, quindi, vengono utilizzati nel momento in cui la soluzione non è già disponibile sul mercato. Bisogna comunque, sia pure in un ambito di esenzione dal rispetto del framework definito dal codice delle direttive, mantenere il rispetto dei principi generali da essi previsto. I risultati non sono appartenenti
appartenenti in maniera esclusiva alla pubblica amministrazione e la prestazione non è integralmente da esse attribuita. Dicevamo che l'ambito di applicazione sono i servizi di ricerca e sviluppo. Infatti, qualora stessimo parlando di un acquisto, quindi di una fornitura di materiali, di soluzioni innovative, sia pur funzionali all'attività di ricerca e sviluppo, ci troveremo nella fattispecie definita dall'articolo 63,3 del codice, secondo il quale appunto è possibile fare ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione in questa casistica particolare, ma non saremmo invece nella casistica per la quale potremo utilizzare l'approccio degli appalti precommerciali. Come dicevamo, appunto, il campo di applicazione fa riferimento all'attività di ricerca e sviluppo. E quindi proprio la Commissione europea si rifà a quello che è il ciclo dell'innovazione, il ciclo di ricerca e sviluppo, per andare a individuare quel discrimen tra l'acquisto commerciale e l'acquisto di attività di ricerca e sviluppo, per cui si partirà dall'idea progettuale fino ad arrivare alla prototipazione della soluzione, ma l'acquisto che andrà anche a compensare quelli che sono i costi precedenti sarà oggetto di un'ulteriore procedura. In questo specifico approccio, oltre al campo di applicazione, è bene mantenere a mente il fatto che per poter avere una ripartizione, quindi una condizione anche di quei costi che il legislatore nel 158 ricordava dover essere sopportati da ambo le parti, si deve avere una determinazione del prezzo di acquisto non superiore ai prezzi di mercato, in modo da non andare a interferire con quella che è la normativa in termini che si occupa degli aiuti di Stato. Analogamente, si deve vedere una disciplina di quelli che saranno poi i diritti di proprietà industriale. Allo stesso tempo, si deve poi riuscire a modulare i documenti di gara in modo da non creare degli ostacoli che impediscano alle PMI l'accesso a tali procedure. Ma questa modulazione non deve poi sfociare in una remunerazione dei prezzi superiori a quelli di mercato, perché allo stesso tempo saremmo, come nel caso precedente, in una fattispecie che andrebbe a interferire con la normativa sugli aiuti di Stato. La procedura che la Commissione europea ha quindi suggerito è una procedura multifase e multiaggiudicatario. Questo è un dato caratterizzante degli appalti precommerciali e lo è caratterizzante in senso forte, in quanto allo stesso tempo riesce a preservare gli interessi della pubblica amministrazione, che ovviamente mira a ottenere una pluralità e un'ottimizzazione delle soluzioni proposte, ma allo stesso tempo riesce a mantenere ad ampliare, scusate, l'accesso alla procedura a un numero quanto più ampio di competitor che così possono allo stesso tempo collaborare nell'efficientamento del sistema e nell'ottimizzazione delle soluzioni, perché le caratteristiche della procedura fanno sì che, sia pur vedendo una serie di fasi di aggiudicazioni, all'interno di queste si possa creare un humus per una collaborazione anche tra i vari operatori. In realtà, nelle indicazioni della Commissione europea si fa riferimento a uno standard con tre fasi di aggiudicazioni. E in questo schema vediamo che la prima aggiudicazione ci saranno cinque affidatari, mentre nella seconda tre e nella terza ce ne saranno soltanto due. In realtà poi è importante mantenere la pluralità di aggiudicatari nell'ultima fase, ma non è ovviamente obbligatorio mantenere il numero di fasi, come neanche il numero di aggiudicatari. Il portato di questo
di questo approccio è proprio la flessibilità, cioè la pubblica amministrazione che si avvale di questo strumento deve e può adattare lo strumento stesso, e per questo è un approccio e non una procedura cristallizzata, alle esigenze dell'area che va a svolgere. Per cui, a seconda della strategia che in base al budget stabilito, in base allo stato dell'arte che verrà determinato lungo il processo e in base ad altri fattori, potrà eventualmente ritenere opportuno ridurre il numero di fasi piuttosto che variare il numero di aggiudicatari, sempre, ricordo, mantenendo la pluralità di aggiudicatari nella fase finale. La Commissione europea in questo schema parla di imprese, ma in realtà più che imprese dovremmo parlare di operatori, perché proprio ricordando il fatto che siamo in una procedura che è fuori codice, se non per l'osservanza delle norme di carattere generale, il campo di operatori possibile è molto più vasto, ossia partecipano come operatori in queste procedure non solo gli operatori commerciali, ma anche gli operatori dell'ambito ricerca, come anche, persino oserei dire, quelli del terzo settore, molto spesso ovviamente in raggruppamenti che vedono queste varie componenti bilanciati all'interno della compagine per un'offerta realmente soddisfattoria dell'esigenza prospettata. Bisogna però definire fin dall'inizio per arrivare poi a questo risultato finale è l'esigenza che l'amministrazione realmente vuole prospettare. E spesso questo non è un compito particolarmente facile. Si deve pensare all'esigenza in termini funzionali e non in termini tecnici, che se riusciamo a definire i requisiti tecnici del nostro bisogno, stiamo già travalicando l'ambito del bisogno per arrivare nell'ambito della soluzione e probabilmente non abbiamo bisogno di una soluzione innovativa, ma abbiamo già disponibile una soluzione commerciale. Uno strumento potentissimo di cui poi parlerà l'Avvocato Leone in termini giuridici è quello introdotto dal codice con l'istituto delle consultazioni preliminari di mercato. In realtà viene introdotto adesso dal codice, ma è un istituto che è già presente nell'approccio suggerito dalla Commissione europea. Infatti, queste consultazioni di mercato, o dialogo competitivo, come forse è più corretto definirle, permettono di instaurare una fase collaborativa con gli operatori di mercato, intesi in senso lato come prima definiti, in modo da riuscire a partire, partendo dall'esigenza inizialmente definita, ad arrivare a una circoscrizione, a una qualificazione della stessa che poi verrà trasfusa nei documenti di gara. Quindi, in maniera molto semplice, qui riprendo quelli che sono dei suggerimenti per l'avvio di una consultazione di mercato e che vogliono mirare soprattutto a suggerire quella che è una cosa anche banale, cioè per seguire la massima diffusione della notizia in modo da riuscire a coinvolgere un più ampio numero possibile di soggetti che possano così correre nella soddisfazione dell'esigenza. Una volta quindi avviata e definita la consultazione di mercato, il dialogo tecnico, la stazione appaltante, anche gli stessi operatori, saranno in grado assieme di definire il grado di maturità delle soluzioni esistenti sul mercato. Per come esperimento abbiamo ritenuto opportuno adottare il TRLS, che è una metodica di classificazione del grado di maturità delle soluzioni innovative, del processo di ricerca e sviluppo già adottato da decenni anche dalla NASA. Una volta definito quindi quale sarà il grado di maturità delle soluzioni esistenti e ottenuta una qualificazione dell'esigenza grazie al dialogo competitivo, la stazione appaltante sarà oggi realmente in grado di definire il proprio bisogno all'interno di un capitolato.
capitolato che, rimanendo nell'ambito degli appalti precommerciali, sarà comunque un capitolato caratterizzato da requisiti funzionali e non tecnici, sempre perché stiamo richiedendo al mercato soluzioni non esistenti in questo momento. Quindi avremo in realtà un trivio davanti a noi, nel senso che qualora avremo avuto come risposta al mercato una reale inesistenza delle soluzioni commerciali, ovviamente percorreremo la strada degli acquisti di ricerca e sviluppo e quindi degli appalti precommerciali. Eventualmente, in alternativa, c'è la strada partenariato per l'innovazione di cui vi parlerà l'avvocato Leone. Qualora invece avremo soluzioni già sviluppate ma non possibili a livello commerciale, non disponibili a livello commerciale, procederemo con procedure tecnicistiche, ma che consentono comunque un dialogo, una ulteriore collaborazione con gli operatori commerciali. Qualora invece avessimo un riscontro al mercato tale da definire la disponibilità di soluzioni già pronte, dovremmo ricorrere agli acquisti ordinari. A questo punto, quindi, scelta la procedura, nel nostro caso gli appalti precommerciali, saremo pronti, oltre che a definire il capitolato tecnico, a definire anche il disciplinare di gara. E qui è importante ricordare che siamo sempre fuori codice e quindi dobbiamo adattare il disciplinare a un'esigenza che non deve essere imbrigliata poi da quelle che sono le norme che più facilmente avremo a riferimento, ossia le norme del codice degli appalti. Per cui dobbiamo approfittare di questa flessibilità, anzitutto perché a partecipare, come abbiamo detto prima, non saranno solo operatori economici, ma saranno eventualmente centri di ricerca piuttosto che operatori del terzo settore. Di conseguenza dovremo tarare, oltre ovviamente alle definizioni stesse dei soggetti che vorremmo partecipare alla gara, anche i requisiti che essi dovranno avere, mantendoli il più aperti possibile, il più flessibili possibile, in modo da consentire l'ottimizzazione della procedura in termini di possibilità di soluzione. A questo punto proviamo a dare spazio alle domande. Ci vediamo qua. Queste fasi. Allora, eccomi Guglielmo, ti faccio riprendere un pochino fiato dopo questa presentazione, ti pongo direttamente io, sono arrivate un paio di domande, non so se volevi anche finire il discorso, ecco, insomma, concludi se necessario. Allora, intanto ti pongo la prima domanda. Allora, grazie Maria Vedovato. Si chiede se queste fasi plurime poi non assicurino l'efficacia dell'obiettivo finale, ovvero non allungano i tempi di aggiudicazione rispetto ai tempi dell'appalto stesso. Sì, indubbiamente stiamo parlando di un appalto che ha una durata, nel suo complesso ovviamente, superiore a quella di un appalto ordinario, se vogliamo, o meglio, non necessariamente perché anche gli appalti ordinari hanno tempistiche spesso molto lunghe, ma in realtà, se vogliamo, non è esattamente così, nel senso che ciascuna aggiudicazione ha immediatamente dopo una fase di esecuzione, al termine della quale poi ci sarà una validazione dei risultati e un'ulteriore fase di offerta e di aggiudicazione consentita esclusivamente a coloro i quali hanno partecipato alla precedente fase di esecuzione. Quindi in realtà poi questa procedura multifase permette di ottenere dei risultati anche procedura durante. Ragion per cui, per esempio, siccome l'obiettivo finale è quello di dar seguito a un ulteriore appalto di innovazione, ma in termini di acquisto, secondo la disciplina codicistica, come può essere, per esempio, con un dialogo competitivo, i risultati che verranno dalle fasi intermedie potranno già essere sufficientemente definiti per essere la base per la redazione di specifiche tecniche da utilizzare in un appalto all'atere. Quindi si possono avere come delle biforcazioni delle procedure,
Ciò non toglie che poi la procedura pre-commerciale continui il suo corso per arrivare poi alla realizzazione di quei prototipi che inizialmente sono stati oggetto dell'accordo quadro che si sottoscrive all'inizio della procedura insieme alla prima aggiudicazione. Ok, benissimo. È arrivata un'altra domanda su come si conciliano le fasi descritte nel PCP in ambito di progetti europei per fondi diretti, esempio Horizon 2020, dove le call PCP prevedono un processo onnicomprensivo fino allo sviluppo del modello e alla disseminazione dei risultati. Sì, in realtà i finanziamenti che la Commissione europea vede disponibili per appalti pre-commerciali, come scritto giustamente PCP, presuppongono questo approccio multifase. Quindi in realtà non c'è una perfetta conciliabilità, perché l'obiettivo primario di questi finanziamenti europei è proprio riuscire a rendere possibile un apprendimento sul campo delle pubbliche amministrazioni europee, una presa di confidenza con lo strumento, di modo che successivamente allo svolgimento e all'implementazione dell'appalto finanziato, la pubblica amministrazione faccia tesoro di questa esperienza per implementare ulteriori procedure con fondi altri che possono essere propri o fondi nazionali. Quindi in realtà c'è una perfetta compatibilità e coincidenza. E la Commissione europea stessa, come diciamo fin dal 2007, ha suggerito e perorato questo approccio. Benissimo, va bene, io la ringrazio. A questo punto direi di dare la parola all'avvocato Paola Conio, dello studio legale Leone. Quindi chiedo di collegarsi, di attivare microfono e webcam. Nel frattempo condividiamo le slide dell'avvocato Paola Conio. Benissimo, a lei la parola, grazie. Buongiorno a tutti. Allora, continuiamo il discorso iniziato da Mauro Cauli e da Guglielmo De Gennaro e andiamo a scendere un pochino di più nel codice dei contratti pubblici, perché come giustamente diceva Guglielmo, con il PCT ancora siamo ai margini, diciamo così, del codice. Uno strumento che può essere utilizzato sinergicamente con strumenti del codice non è disciplinato dal codice. Questa è l'agenda che in questi pochi minuti cercheremo di percorrere, partendo dal riprendere alcuni concetti che già i colleghi hanno manifestato, cioè cos'è l'appalto di innovazione e qual è quella che potremmo definire la cassetta degli attrezzi che troviamo all'interno del nuovo codice contratti per poterci cimentare con questi appalti. L'innovazione è descritta normativamente, diciamo qui, dall'articolo 3 del codice contratti, riprendendo sostanzialmente la stessa definizione delle direttive europee. È una definizione dell'innovazione molto ampia, come voi vedete, si parla di attuazione di un prodotto, servizio, processo nuovo o che ha subito significativi miglioramenti, tra cui quelli relativi ai processi di produzione, di edificazione, di costruzione, o quelli riguardano un nuovo metodo di commercializzazione o organizzativo nelle prassi commerciali, l'organizzazione del posto di lavoro nelle relazioni esterne. Quindi è un approccio, come dicevo, molto ampio. Noi siamo magari abituati a pensare all'innovazione come a un qualcosa di staccato dalla vita dell'amministrazione normale, qualcosa che appartiene a amministrazioni che si occupano di cose molto tecnologiche, molto avanzate, ma in realtà non è così. L'innovazione è quotidianamente applicabile ad ogni aspetto della vita della pubblica amministrazione, quindi anche alle amministrazioni più piccole, più normali, se così le vogliamo definire. A cosa serve l'appalto di innovazione? È stato già detto in precedenza, serve principalmente a due funzioni. Da un lato, soddisfare bisogni nuovi, noi siamo una società che si evolve quotidianamente, i bisogni che abbiamo oggi non sono i bisogni che c'erano prima, e molti di questi bisogni che vengono a sorgere nel tessuto sociale non hanno oggi una risposta adeguata. E quindi c'è la necessità per l'innovazione di esprimersi, di intercettare questi bisogni nuovi.
D'altro canto, però, c'è anche l'esigenza di ottimizzare i servizi pubblici per essere sempre più al passo con l'evoluzione anche tecnologica, anche di approccio, e quindi rispondere, diciamo così, a bisogni vecchi in una maniera nuova. Pensate, per fare un esempio, alla popolazione che invecchia. La popolazione che invecchia, il fabbisogno abitativo. Certo, il fabbisogno abitativo è sempre lo stesso, che la popolazione sia giovane o vecchia, sempre ha necessità di alloggi, però l'alloggio che servirà a una popolazione invecchiata, con delle esigenze, magari condividere dei servizi comuni, anche di intrattenimento, di supporto, badanti condivise, è un bisogno completamente diverso da quello originario di avere semplicemente un alloggio, una casa. Quindi ecco che l'innovazione può aiutare a intercettare e a soddisfare in maniera nuova anche bisogni vecchi. Poi ci sono degli effetti, come dire, collaterali che sono già stati illustrati anche da Drauli. Da un lato un aspetto che forse non viene facilmente colto, che è quello dell'ottimizzazione della spesa pubblica. È vero che l'innovazione certamente costa, certamente ha insiti rischi, perché come tutte le cose nuove si presta purtroppo anche ad incorrere in rischi. Tuttavia, i benefici che possono essere tratti sulla lunga distanza dall'applicazione delle soluzioni innovative sono anche benefici in termini economici, e ce lo dimostrano, prima si citavano le guide europee sul procurement di innovazione. Io vi invito a consultarle, vedrete che ci sono tantissimi esempi pratici di come è stata ottimizzata la spesa pubblica grazie a approcci innovativi rispetto a, appunto, soluzioni che prima venivano semplicemente riproposte senza nessun tipo di modifica. Poi fare evolvere il mercato. L'amministrazione pubblica, l'abbiamo detto, muove tantissime risorse. Mediamente il 14% del PIL di uno Stato viene mosso dagli acquisti pubblici. Quindi è una leva straordinaria, è un acquirente che può non subire il mercato, ma lo può condizionare, lo può far evolvere in maniera positiva. Quindi tutti quei benefici sono sicuramente da rammentare. L'appalto di innovazione si può definire come qualsiasi processo che abbia o uno solo di questi effetti, oppure gli effetti combinati, perché, come abbiamo detto, è possibile anche un po' utilizzare tutti gli strumenti che abbiamo come una sorta di cassetta degli attrezzi o come scatola del Lego, in cui andiamo a prendere i mattoncini e a costruire il nostro appalto di innovazione utilizzando dei mezzi diversi. Quindi può avere l'appalto di innovazione o la finalità di acquistare il processo di innovazione che a sua volta è finalizzato allo sviluppo di un prodotto, di un servizio, di un processo che attualmente non c'è sul mercato, con caratteristiche fortemente dissimili da quelle attualmente esistenti, e o invece acquistare un prodotto, servizio o processo che per il mercato sia nuovo. Nuovo significa che non ha ancora avuto una diffusione, come dire, sensibile. L'Europa dice che il committente pubblico può essere quello che si definisce un early adopter, cioè uno di quei acquirenti, quegli acquirenti che si colloca nel primo 20% di soggetti che acquistano quella soluzione innovativa. Qual è la cassetta degli attrezzi? Ci sono tantissimi strumenti. Abbiamo parlato degli appalti precommerciali che possono costituire un tassello di questo processo. Ma ci sono delle consultazioni preliminari di mercato anche che abbiamo trattato, che potrebbero essere utilizzati anche in sinergia, ad esempio, con le procedure tradizionali, che di per sé sono poco friendly con l'innovazione, ma che possono essere rese più amichevoli all'innovazione attraverso, appunto, l'utilizzo di questi strumenti prodromici. I concorsi di progettazione: noi siamo abituati a immaginare il concorso di progettazione dell'edificio. Ma in realtà non è così. Nel nostro codice il corso di progettazione può riguardare anche i servizi, e quindi ci può essere un corso di progettazione anche per soluzioni innovative che non riguardano necessariamente il mondo delle costruzioni. Poi abbiamo le procedure nuove, i partenariati per l'innovazione, il dialogo competitivo che già era stato introdotto nel 2006, ma nel 2014 le direttive lo riformulano un po', lo cambiano.
e la procedura competitiva con negoziazione, che è anch'essa, come il partenariato per l'innovazione, c'è una procedura nuova citata per la prima volta dalle direttive del 2014 e quindi recepita dal nostro codice contratto. Sulle consultazioni vado un po' veloci perché già Guglielmo le ha affrontate, sono previste dall'articolo 66 del codice contratti, è vero, sono uno strumento che in realtà già era preconizzato dalla precedente tornata direttiva del 2004, tant'è vero che erano indicate nel cosiddetto ottavo considerando delle vecchie direttive del 2004, proprio dicendo che c'era l'auspicio che venisse utilizzato questo luogo tecnico. Quindi non il dialogo competitivo come procedura, poi vedremo, ma il dialogo tecnico con il mercato per giungere a una maggiore consapevolezza di cosa il mercato offrisse, per sondare lo stato dell'arte del mercato. Non c'è una procedura nemmeno per le consultazioni, però ci sono i principi generali. Ovviamente deve essere trasparente, deve essere non discriminatoria, cioè non deve essere finalizzata a trovare una soluzione uscita addosso o vinta uno o più operatori, ma deve essere proprio uno strumento di allargamento di potenziale competizione e non deve quindi compromettere ovviamente la contendibilità dell'affidamento che sarà fatto in un'altra procedura in una gara successiva. Tanto è importante e strategico questo strumento che l'ANAC ha deciso infatti di mettere in consultazione delle linee guida proprio su come organizzare le consultazioni preliminari del mercato. Questo è molto significativo anche proprio per capire quanto questo strumento anche dall'ANAC sia considerato essenziale, ad esempio per il superamento dei nomi del lock-in, per gli appalti innovativi di carattere anche APT e così via. Esperienze attuali già ce ne sono, diciamo che in alcuni casi c'è anche un pochino di confusione perché spesso troviamo delle procedure che sono nominate consultazioni preliminari del mercato, ma in realtà non sono consultazioni preliminari del mercato, ma sono indagini di mercato per finalizzate ai sensi del 36, quindi degli appalti sotto soglia, a individuare un aggiudicatario. La consultazione preliminare del mercato non serve assolutamente ad individuare un aggiudicatario, serve a capire il mercato che cosa in questo momento storico ci sta offrendo e ci può offrire. E anche a fare un po', come dire, le pulci, se così vogliamo dire, a quella che è la nostra idea, di futuro passo, per capire se nel modo in cui noi stiamo configurando, pensiamo di figurare un determinato appalto, ci siano delle criticità che non renderebbero possibile l'apertura alla concorrenza e anche la possibilità di proporre soluzioni innovative, quello che si diceva in precedenza, cioè redigere delle specifiche tecniche in termini descrittivi, chiaramente blocca il mercato perché se io ho qualcosa in mente che però non è in quella specifica tecnica perché non lo conosco, non lo metterò all'interno e taglierò fuori tutta una parte innovativa del mercato. Mentre al contrario, se lo dico in termini funzionali, cioè cosa voglio ottenere, metto dentro chiunque abbia delle idee anche diverse. Quindi in questa tabellina abbiamo ho cercato di individuare quali sono le esperienze concrete attualmente allo stato e che ci fanno capire anche in questo caso non c'è la procedura definita e quindi gli approcci sono diversi. Le modalità di svolgimento della consultazione può essere sia come dire, mediante proprio fisicamente l'incontro degli operatori, sia attraverso la virtualizzazione dell'incontro, sia attraverso la somministrazione di questionari e poi la risposta, sia contributi scritti e poi incontri. Insomma, c'è molta libertà, fermo restando la necessità di rispettare quegli elementi strategici di fondo che abbiamo visto prima. E soprattutto la neutralità non deve essere qualcosa che condiziona la successiva partecipazione alla gara. E andiamo proprio invece adesso alle procedure cosiddette interattive, io le chiamo interattive, devo dire che non è una definizione normativa, ma credo che sia abbastanza icastica, che faccia capire in maniera chiara in che cosa queste procedure sono differenti dalle tradizionali. Le tradizionali sono procedure rigide, da una parte c'è l'amministrazione, dall'altra parte c'è l'operatore economico, dialogano in modo rigido attraverso uno schema molto ben definito di documenti di gara che sono la domanda e di offerta che sono la risposta. Nessuna delle due
come dire, della domanda e della risposta possono essere cambiate in corsa, e quindi è uno schema molto rigido in cui ogni individuo, diciamo, è chiuso nel suo sistema, non interagisce con gli altri. Nelle procedure interattive, invece, la caratteristica è proprio data dalla flessibilità, dalla interazione, dalla possibilità degli operatori economici di interagire con l'amministrazione e dell'amministrazione di interagire con gli operatori economici. Perché giustamente, come diceva anche Mario Draoli, Mauro Draoli, oggi sbagliamo un po' tutti i nomi, non so, sarà una cosa nell'aria, come diceva Mauro, l'innovazione è qualcosa che sta fuori della pubblica amministrazione spesso, c'è molto di più fuori di quello che ci sia dentro, e quindi per riuscire effettivamente ad innovare bisogna confrontarsi, altrimenti non riusciamo, continuiamo a fare le stesse cose. Quindi le procedure interattive, in realtà anche il partenariato per l'innovazione è una procedura interattiva, ma la trattiamo a parte perché ha delle sue peculiarità, mentre guardiamo questi due, diciamo, archetipi, il dialogo competitivo e la competitiva con negoziazione. Entrambe sono delle procedure flessibili, considerando le direttive europee ci dicono che vengono introdotte proprio perché le stazioni appaltanti dovrebbero avere a disposizione procedure flessibili per favorire l'innovazione. E sono procedure di tipo negoziato che consentono quindi, partendo però da diversi gradi, non di consapevolezza di ciò che si vuole ottenere, perché ciò che si vuole ottenere deve essere chiarissimo e la stazione appaltante deve fare uno sforzo molto attento e molto importante di focalizzazione del proprio fabbisogno. Queste non sono procedure in cui ci si abbandona al mercato e si deroga a qualcun altro che non è la pubblica amministrazione l'indicazione di ciò di cui abbiamo bisogno. Assolutamente no, ciò di cui abbiamo bisogno ci è molto chiaro, quello che dobbiamo avere dal mercato è una soluzione innovativa diversa per una migliore soddisfazione di quella che è la nostra esigenza. A partire dal grado di chiarezza più o meno vaga, di quali potrebbero essere gli strumenti che soddisfano il mio chiarissimo bisogno, determina questo diverso grado di chiarezza quale tipo di procedura sia più indicata. Se il dialogo competitivo, che si caratterizza proprio per un dialogo totale a 360 gradi su tutto, e quindi adatto a quei casi in cui non c'è un'individuazione abbastanza sufficientemente chiara dei mezzi che ci servono a soddisfare il nostro fabbisogno, mentre laddove questi mezzi già ci sono un pochino più chiari, la procedura competitiva con negoziazione sarà quella più indicata. Vi ho messo in questa slide, spero che si veda, una schermata, una tabella tratta da appunto una di queste guide europee. In particolare orientamenti in materia di appalti pubblici per professionisti, che è stato recentemente prodotto anche a maggio in italiano, quindi è più fruibile di quando lo fosse prima. Vedete che in questa tabella abbiamo messo a confronto due procedure, entrambe le procedure hanno gli stessi presupposti, perché se vedete la ragione che ci consente di esperire, il presupposto che ci consente di esperire queste procedure sono gli stessi. Quindi l'esigenza di soddisfare uno o più di questi bisogni, una procedura che abbia avuto soltanto offerte irregolari o offerte non accettabili, ma questo, diciamo, con l'innovazione ha un pochino meno a che fare. L'esigenza dell'amministrazione aggiudicatrice non può essere invece soddisfatta senza adattare, non adottare come con errore di traduzione dice il codice, ma adattare soluzioni attualmente disponibili, quindi ci deve essere una procedura di adattamento. Deve l'affidamento includere anche una progettazione o una soluzione innovativa? L'amministrazione non riesce a stabilire con sufficiente precisione le specifiche tecniche necessarie per bandire, come abbiamo detto, una procedura tradizionale, quindi rigida, e non è possibile aggiudicare l'appalto senza delle negoziazioni perché ci sono delle complessità tali, pensiamo alle concessioni, che non possono essere soddisfatte dal modello rigido domanda-risposta. Partendo da questi presupposti comuni, come abbiamo detto, le procedure sono un po' differenti perché il dialogo consente maggiore flessibilità
e mentre la competitiva con negoziazione è un po' più definita nei suoi contorni. Entrambe sono procedure di tipo, diciamo, ristretto, nel senso che c'è una domanda di partecipazione, come nella procedura ristretta, e poi c'è un invito che rivolge l'amministrazione che può anche limitare, utilizzare la cosiddetta forcella per limitare il numero minimo e massimo di operatori coinvolti. C'è un livello di concorrenza per questa ragione, quindi per la possibilità di limitare sul mercato, limitare i concorrenti che sul mercato si offrono per partecipare, il livello di concorrenza viene definito medio. E guardate, attenzione, vi richiamo proprio su questo, il carico di lavoro per l'amministrazione è alto. Quindi, tornando al discorso che facevamo prima, non è che con queste procedure io non amministrazione, non faccio nulla e faccio fare tutto al mercato. Il mio carico di lavoro è alto perché devo avere un'ottima capacità di individuare a monte quelle che sono le mie esigenze, devo aver ben chiaro lo stato del mercato, sono molto coinvolto nella fase ovviamente dei negoziati e del dialogo, quindi è un carico di lavoro importante, sono procedure indubbiamente complesse. Il rischio di reclami viene detto in medio nella negoziata, la competitiva con negoziazione, perché è una procedura, come dicevamo, che parte da un livello maggiore di, come dire, di definizione ed è più alto nel dialogo competitivo. Ma un'altra cosa, un innovatore non può farsi spaventare dai ricorsi, perché se ci si fa spaventare dai ricorsi si continuerà a fare sempre la stessa cosa. È vero, lo capisco, perché le amministrazioni vivono comunque questo dramma molto, come dire, forte del controllo della loro attività, ma non bisogna farsi spaventare ai ricorsi, bisogna progettare bene le procedure per affrontare serenamente l'eventuale ricorso. E l'incentivo di queste strumentazioni all'innovazione è evidentemente molto alto. Qui trovate una comparazione delle due procedure, vedete che il dialogo competitivo è organizzato un pochino anche come se fosse un concorso di progettazione, tant'è vero che sono ammissibili i premi per la partecipazione, mentre nella competitiva con negoziazione, che parte, come dicevamo, da una consapevolezza maggiore dell'amministrazione, che è il mezzo per soddisfare la propria esigenza, è anche possibile che la negoziazione non vi sia, cioè che ci sia un affidamento direttamente sull'offerta iniziale, sempre che questo sia stato previsto nel bando, che diciamo negli appalti di innovazione non è molto consigliabile che non ci sia la negoziazione, perché allora vuol dire che in qualche misura l'innovazione l'ho già fatta io. Partenariato per l'innovazione è la procedura regina per appunto, lo sviluppo dell'innovazione, diciamo che somiglia abbastanza al PCT, quindi alle cose che abbiamo visto prima con Guglielmo De Gennaro, con una particolarità molto rilevante rispetto a quello schema che portava la Commissione europea con quelle fasi in giallo che erano all'interno del PCP, quindi proprio il processo di ricerca e sviluppo, e poi quella fase in arancione che era fuori e doveva essere traguardata con una successiva procedura di gara vera e propria sotto codice. Il partenariato per l'innovazione ha la caratteristica di abbracciare anche quella ultima fase. Quindi col partenariato per l'innovazione si può fare sostanzialmente un po' tutto quello che si può fare col PCT, più anche acquistare il risultato di quell'innovazione, quindi le forniture, i servizi e i lavori che risultano da questo processo di sviluppo dell'innovazione, purché ci sia una rispondenza con i livelli di prestazione richieste e con i mo costi massimi che erano stati individuati. Però ovviamente ha anche delle minori possibilità di, come dire, delle potenzialità del PCP, perché, come si diceva, siccome c'è anche la fase poi finale, devo per avere degli operatori economici, non posso avere soggetti che poi non sono in grado di sviluppare la soluzione finale, quindi un po' restringo la concorrenza, potrei puntare più facilmente su un cavallo sbagliato. Quindi diciamo che ha i suoi pro questa procedura, ma anche i suoi contro. Anche in questo caso è necessario che la soluzione non sia già disponibile sul mercato, perché evidentemente se è già disponibile non è necessario un partenariato per l'innovazione. La procedura, abbiamo visto, è sostanzialmente simile a quelle negoziate, quindi ci sono delle offerte iniziali, ci sono
delle negoziabilità di questi progetti di ricerca. Ci sono delle fasi, come nei partenariati per l'innovazione, come, scusate, negli appalti precommerciali, in cui io posso escludere e concludere il mio partenariato con coloro che non hanno traguardato quegli obiettivi di successo che io avevo collegato al passaggio di una fase precedente di ricerca e sviluppo a una fase successiva, posso avere anche qui mantenere plurioperatori oppure posso come dire, concentrarmi su un operatore soltanto. Quindi ha una, come dire, una diversa impostazione che nasce proprio dal fatto di essere questa sì una procedura al 100% sotto codice, cioè una procedura a tutti gli effetti. Di acquisto anche di beni, servizi o lavori innovativi e quindi già porta con sé anche quegli elementi tipici di procedure codicistiche. Nella documentazione di gara sarà poi essenziale la definizione della regime di proprietà intellettuale di quello che è il risultato dell'innovazione, che sono un elemento strategico per il successo dei partenariati, perché non solo per il successo dei partenariati, ma anche per capire cosa succederà dell'innovazione che ho sviluppato, se rimarrà nel mio cassetto della pubblica amministrazione, se la farò andare in giro per il mondo a moltiplicarsi e in che modo io potrò ottenere questo risultato. Qui vedete un confronto tra il PCP e il partenariato per l'innovazione, vedete le particolarità dell'uno e dell'altro. Una è una procedura codicistica, una non lo è. Una può essere monooperatore, partenariato per l'innovazione, proprio perché è una procedura codicistica, l'altra invece può essere solo plurioperatore. C'è la possibilità di acquistare il prodotto che ho sviluppato o il servizio innovativo nel partenariato per l'innovazione, non c'è, abbiamo detto, nel PCP, perché a valle del PCP ci deve essere procedura comunque di gara. Tutte e due possono essere articolati in fasi, normalmente gli appalti precommerciali lo sono per natura. La possibilità di riservare interamente i risultati diciamo, della ricerca alla pubblica amministrazione non è possibile in appalto precommerciale perché si cade, come giustamente e bene è stato evidenziato nell'aiuto di Stato, mentre nel partenariato per l'innovazione, o comunque si violerebbe il codice perché ovviamente si compra qualcosa che invece dovrebbe essere gestito attraverso le procedure codicistiche, nel partenariato per l'innovazione in teoria è possibile anche se non consigliabile perché oltre a essere più costosa la ricerca, è facile che un diritto di proprietà intellettuale interamente riservato all'amministrazione senza possibilità di riuso da parte del privato di sviluppo successivo possa tradursi nel blocco dell'innovazione, cioè rimane nel mio cassetto, è bellissimo, ma resta lì. Mentre invece se io mi reservo per esempio un diritto, una licenza d'uso illimitata, ma consento al privato di continuare a lavorare su quell'innovazione, a divulgarla, come dire, a diffonderla, ottengo anche un risultato, una esternalità positiva del processo di acquisto di innovazione che anch'essa è estremamente importante. Questo ultimo minuto lo dedichiamo a come le procedure tradizionali possano essere anch'esse asservite al processo di innovazione, ancorché non siano geneticamente progettate per essere delle procedure che favoriscono gli approcci innovativi. Chiaramente, di per sé, se l'abbiamo detto, sono procedure rigide, una domanda, una risposta, o l'innovazione l'ho già fatta e quindi posso metterla in gara, oppure comunque anche se utilizzo lo strumento della variante che per inciso le direttive europee dicono che deve essere assolutamente incentivata in tutte le procedure per consentire al mercato di andare oltre quello che è la capacità dell'amministrazione di identificare l'oggetto che si vuole, ma anche con la variante, siccome la variante comunque per poter poi rendere confrontabili le offerte dove non c'è una negoziazione, non c'è un processo dialettico, c'è la necessità di circoscriverne la portata, gli elementi, eccetera. Queste procedure con l'innovazione hanno qualche difficoltà di relazionamento, però sono procedure che si possono ben inserire in un processo, in una pianificazione dell'innovazione. È molto giusto quello che diceva Mauro Drauli stamattina,
L'innovatore è uno che innanzitutto pensa al suo fabbisogno, pensa non tanto alla soluzione, a qual è la soluzione, ma a qual è il suo percorso, l'obiettivo che vuole raggiungere. E in questa pianificazione dell'acquisto innovativo, sì, le procedure tradizionali possono avere un ruolo, perché io posso integrarle con altri strumenti, potrei fare un TCP, arrivare a un livello che mi consente una procedura ristretta o aperta con delle varianti circoscritte. Potrei fare un'assultazione preliminare di mercato, scoprire che c'è già un'innovazione molto matura, dove potrei teoricamente anche promuovere quel po' di innovazione che serve con la variante. Posso fare una procedura codicistica, una procedura ristretta per un acquisto di servizi di ricerca e sviluppo, e poi posso fare una procedura competitiva con negoziazione, oppure una procedura tradizionale a seconda di qual è il risultato che ho ottenuto con una procedura normale ristretta di acquisto però di servizi di ricerca e sviluppo. Oppure potrei fare una consultazione preliminare di mercato, capire che mi serve un appalto commerciale, fare un appalto precommerciale e poi una tradizionale. Quindi tutte queste questi strumenti, come dicevo prima, la scatola dell'ego, sono tutti dei mattoncini che noi possiamo costruire insieme, possiamo mettere insieme per ottenere il processo di innovazione che vorremmo, che ci serve. E con questo io ho terminato. Grazie a tutti. Grazie Avvocato Conio, grazie per appunto, la chiarezza che ha portato appunto, in questo contesto. Infatti le ho lasciato anche un po' più di tempo, visto che alle domande hanno già risposto i colleghi Najid e ad alcune domande ha già risposto lei nelle sue slide, quindi direi che possiamo proseguire con gli interventi di oggi. Di nuovo grazie mille. E chiedo di nuovo a Mauro Drauli di attivare la sua webcam e il microfono, così passiamo all'ultimo intervento di oggi in cui parleremo delle esperienze italiane, finanziamenti nella programmazione 2014-2020, il nuovo portale degli appalti di innovazione. Mauro, a lei la parola. Grazie. E deve attivare il microfono. Scusate, ah, eccomi di nuovo. Quest'ultima parte è un po' è dedicata a cercare di rispondere alla domanda si può fare? Che non ha una risposta, siamo consapevoli che non è una risposta scontata, perché si tratta di un approccio innovativo con delle percezioni di rischio non banali. Diciamo, portiamo anche un'esperienza. Delle esperienze significative. L'Italia in generale porta esperienze significative, per cui ovviamente il compito oggi è di arrivare a dire sì, si può fare, però riteniamo di poter dire anche sulla base di alcuni elementi. Allora, intanto, che cosa è stato fatto in Italia in questi anni? Intanto, questa slide è dedicata principalmente alle esperienze di appalto precommerciale. C'è un motivo. Il motivo è che gli appalti di tipo precommerciale sono facilmente individuabili e tracciabili. Gli appalti di innovazione sono più difficilmente individuabili, anche perché, come abbiamo appena visto, essi possono essere attuati con procedure diverse. Pertanto, noi abbiamo sempre osservato con grande attenzione anche gli appalti di innovazione, ma oggettivamente non è facile individuarli. Comunque, che cosa è successo in Italia? In Italia è successo che già a partire dai prodromi, quindi 2010-2011, alcuni colleghi delle pubbliche amministrazioni si sono cimentati in appalti precommerciali, assumendosene i rischi, spesso con fondi, diciamo, propri, quindi senza un aiuto della Commissione europea. Sono note le esperienze della provincia di Trento, della regione Puglia, della Valle d'Aosta, della regione Lombardia con Arca ed altre. Non posso, so di non aver fatto un elenco esaustivo, mi scuso eventualmente con tutti coloro che hanno fatto questo percorso
di rischio di innovazione, lì comunque posso già dire che tutti, diciamo, verranno raccolti in una collezione che sarà resa pubblica tra pochi giorni, poi ne parleremo. Poi c'è stato il periodo della grande incentivazione da parte della Commissione europea, che è ancora in corso. Si tratta di fondi diretti, competitivi. Le amministrazioni italiane sono andate in competizione a Bruxelles e hanno vinto spesso, spesso. Hanno partecipato enti di ricerca come l'INFN o il Cinea per il MIUR, università, ma anche stazioni appaltanti, soggetti aggregatori regionali, il che è particolarmente rilevante, per esempio i colleghi di Soresa con cui lavoriamo, diciamo, quasi quotidianamente. Dobbiamo poi dare evidenza al fatto che nel 2012, per legge, e a seguito delle normative già citate, 179, l'Italia, il governo italiano, ha dato origine al più grande programma di appalti precommerciali in Europa. Era un programma nazionale, coordinato da MIUR e MISE, a cui poi ha partecipato in maniera profonda anche Agid, per un valore iniziale era di 150 milioni di euro. Parleremo di quelle che sono le esperienze in corso, in particolare daremo qualche informazione su una piattaforma nazionale, una piattaforma di servizi e di collaborazioni che in Agid stiamo realizzando con i fondi del PON Governance, tutto nell'ottica del poter dire che si può fare, cioè nel poter dire che si è in grado di dare un contributo alle pubbliche amministrazioni che ci vogliono provare. Allora, cosa ha fatto l'Italia in questi anni? Questa slide è di un officer della Commissione europea e ci parla del valore delle esperienze fatte in diversi paesi nell'implementazione del PCP, confrontando lo stato del valore di queste esperienze sperimentali nel 2007, slide in alto, e nel 2016, slide in basso. L'Italia si colloca nel 2016 al vertice del posizionamento europeo in termini di appalti commerciali, numero, qualità e stato di avanzamento nei mesi. Si tratta di un settore di nicchia, quindi i numeri sono piccoli, ma comunque, come vedete, l'Italia ha investito e tanti colleghi hanno fatto già un'esperienza di questo tipo. Cosa è cosa stato il programma PCP nazionale MIUR-MISE? È stato un programma di estrema rilevanza, è parzialmente in corso, con un budget di 100 milioni di euro. Ha coinvolto la domanda pubblica. Ha coinvolto la domanda pubblica perché a tutte le amministrazioni, in questo caso non a tutte, ma a quelle delle regioni di convergenza, fu chiesto di esprimere il proprio fabbisogno, inteso proprio come qual è il tuo problema? Io spesso dico qual è il tuo sarebbe bello se, cosa sogni di poter risolvere? Descrivi il problema. E in effetti arrivarono nel 2013 oltre 200 domande. Non tutte erano pertinenti, non tutte erano adeguate per un appalto precommerciale, però molte lo erano. E fu la prima grande prova che la pubblica amministrazione, se sollecitata anche blandamente, è in grado di esprimere con compensa problemi sfidanti per le amministrazioni, per gli operatori di mercato. Di che cosa parlano? Quali sono le esperienze di appalti in innovazione? Diciamo subito che sia in Italia che in Europa il settore di più frequente applicazione è il settore della salute, dell'assistenza domiciliare, in genere quello che sta intorno alla salute. Nel caso dell'esperienza del MIUR, i 30 temi selezionati
Come vedete, 11 su 30 riguardavano proprio la modernizzazione del sistema sanitario, quindi aspetti organizzativi. Cito sempre come appalto di grande rilevanza attualmente in corso quello per realizzare una piattaforma basata anche su sistemi di realtà aumentata e virtuale che aiutano il neuropsichiatra e il sistema nel trattamento soprattutto dei bambini e dei ragazzi con sindrome di autismo. Ce ne sono stati alcuni, la sicurezza degli alimenti, la protezione dell'ambiente, per esempio la Protezione Civile Sicilia ha prospettato tante problemi. Mi serve qualcosa che prospetti il rischio anche immediato di frane per rischio idrogeologico. La tecnologia oggi offre delle sonde, funzionano, diciamo che funzionano anche adeguatamente. Peccato che costano troppo. Quindi io voglio una soluzione alternativa che costi un decimo. Non si tratta di uno sconto, ovviamente. Un decimo non si realizza attraverso una negoziazione con il fornitore per avere uno sconto. Si può realizzare solo attraverso la definizione, lo sviluppo e l'adozione di soluzioni alternative a quelle correnti. Quindi, se alla prima domanda la pubblica amministrazione è pronta per gli appalti innovazione, abbiamo degli elementi per dire che in passato, uno, ci sono stati colleghi che hanno rischiato, che hanno fatto degli esperimenti, che li hanno falliti, come è normale che sia, o che hanno avuto successo. E abbiamo avuto anche evidenza, sia nel caso del NIUR, sia in un caso successivo che non ho citato nelle slide riguardante le smart city, che le pubbliche amministrazioni, se sollecitate, tendono a esprimere, anche con un certo trasporto, diciamo, entusiasmo, i loro fabbisogni, il loro sarebbe bello se. Ma passiamo al mercato, cioè al nostro tessuto produttivo, al tessuto produttivo italiano. Ma ovviamente dovremmo guardare a quello europeo e mondiale. Ma guardiamo a quello italiano. Ci chiediamo, ma è pronto per gli appalti innovazione? Intanto torniamo su una slide della Commissione Europea, un officer, che ci dice che fine 2016 le aziende con sede operativa in Italia, quindi diciamo, le aziende operanti in Italia, hanno vinto in Europa. Sono stati aggiudicatari in Europa di appalti precommerciali, nella graduatoria degli appalti precommerciali aggiudicati raggiungono il secondo posto. Vi posso anche dire che i dati non sono ufficiali, però nel 2017 il trend è proseguito e probabilmente oggi, se facessimo il conto, le aziende italiane sarebbero prime per numero di aggiudicazioni fatte in Italia e in Europa di appalti precommerciali finanziati dalla Commissione Europea. Altra caratteristica rilevante del nostro tessuto europeo e italiano è che gli raggruppamenti di imprese o di operatori economici che vincono questi appalti hanno la più alta percentuale e presenza di enti di ricerca e università pubbliche in Europa. Non so se è un bene o se è un male, però è un fatto. Quindi il nostro tessuto produttivo esprime raggruppamenti misti, in cui la parte pubblica è presente frequentemente. L'esperienza durante il 2017 Agid ha ospitato consultazioni di mercato relative ad appalti precommerciali su tutti i temi. La risposta del mercato è stata al di là delle aspettative. 1.500 persone si sono presentate qui in Agid complessivamente, in rappresentanza di oltre 1.000 operatori, grandi aziende, piccole aziende, 200 tra università e dipartimenti universitari, enti pubblici di ricerca, ma anche 100 ONLUS e terzo settore. Inoltre,
diciamo, siamo tra gli unici in Europa, almeno a nostra conoscenza, ad aver registrato un fenomeno. Cioè, il fenomeno presunto è il seguente: il fatto che quando la pubblica amministrazione presenta un obiettivo, una challenge, una sfida di valore, questa sfida aspira l'interesse del mercato, che passano attraverso un tunnel che è simile a quello, per chi lo conosce, del mondo dell'open innovation, e in questo tunnel essi si compongono formando delle RT a volte difficili anche da prevedere. Noi abbiamo avuto RT in cui erano presenti grandi aziende, piccole aziende, associazioni di categoria, associazioni di famiglie. Per questo motivo stiamo oggi andando verso l'ultimo passaggio. 1. Costituire una filiera istituzionale che promuova gli appalti di innovazione. Agid non basta, non è sufficiente, è solo un anello di questa catena. Ci vogliono gli altri ministeri, ci vogliono i soggetti finanziatori. Bisogna utilizzare al meglio i fondi indiretti che FESR e FESA, dove possibile, che sono imponenti, e anche i fondi ordinari. Per realizzare questa catena, far emergere i sarebbe bello se, verificare quelli che hanno un interesse comune, trovare i fondi, fare gli appalti e disegnare l'innovazione. I presupposti per fare questo ci sono. Per questo motivo è questione di giorni la pubblicazione in portale, chiamato, che noi oggi chiamiamo di Procurement per l'innovazione, che sarà da un lato inizialmente una vetrina delle migliori esperienze in Italia, ma successivamente, e molto breve, sarà lo strumento che noi utilizzeremo e che promuoveremo insieme agli altri soggetti istituzionali per far emergere i fabbisogni di innovazione e portare al mercato delle sfide complesse, articolate e di valore. In questo percorso abbiamo stipulato accordi, non li ho citati tutti, vi dico brevemente. Abbiamo un accordo con l'Agenzia per la coesione territoriale proprio per definire al meglio il modo con cui per far emergere i fondi disponibili e per promuoverne il loro utilizzo al meglio da parte della pubblica amministrazione. Abbiamo un accordo con Regione Campania e Soresa che sperimenta il rapporto e la collaborazione tra la regione e la parte nazionale per promuovere gli appalti di innovazione e la discussione aperta dell'open innovation. Abbiamo poi un accordo con la conferenza delle regioni, insieme a Confindustria, per coinvolgere il mercato e con Itaca, che è l'associazione delle stazioni appaltanti regionali. Abbiamo anche accordi di tipo tecnico, come quello per esempio la Fondazione Ugo Bordoni, che possono dare supporto ad Agid, ma anche a tutte le altre amministrazioni, quindi anche a voi che ascoltate e alle vostre amministrazioni, per realizzare appalti di qualità. Ci sono fondi? Allora, fermo restando che un appalto è un appalto e quindi si può realizzare con i normali fondi ordinari delle amministrazioni, ci sono poi fondi specifici che servono proprio per aiutare chi vuole rischiare, chi vuole entrare in questo sistema, anche essendo aiuto finanziariamente. Ci sono fondi diretti della Commissione europea, in Horizon, ci sono goal 2018-2020 con circa 130 milioni di euro, verranno date delle slide integrative a cura di Apre, che ringraziamo, dove potrete vedere riassunte le opportunità. Ma ci sono i programmi operativi nazionali e i programmi operativi regionali, che hanno azioni specifiche, la 131 e la 1134, indirizzate in maniera puntuale e specifica al rafforzamento e alla qualificazione della domanda di innovazione della PA, sostenendo PCP e PPA. Anche insieme alla Agenzia per la coesione, stiamo vedendo dove sono e quanti sono. Siamo nell'ordine comunque dei 90 milioni di euro e alcune regioni, alcune di queste già citate lì nell'elenco, ne hanno disponibilità. Poche però hanno iniziato ad attivare l'utilizzo di questi fondi.
Quindi, diciamo, è compito di tutti e anche un'opportunità per tutti andare a stimolare l'utilizzo di risorse importanti che hanno tipicamente un moltiplicatore effetto estremamente rilevante. Con un poco di rapidità e di corsa sono quindi arrivato al termine e ringrazio tutti che sono rimasti, tutti coloro, soprattutto chi è rimasto fino a quest'ora di pranzo. Grazie mille. Allora, grazie mille, insomma, è molto interessante, insomma, le potenzialità di questo metodo e di questa tecnica, di queste metodologie, insomma, che può essere, insomma, un volano per l'innovazione. Vedo, i nostri utenti sembrano essere stati molto attenti e non ci sono particolari domande in questo momento, se non ringraziamenti, quindi. E se non avete commenti finali, chiedo anche agli altri relatori, direi che possiamo appunto concludere questo webinar. Ricordo a tutti che le slide sono già online sulla pagina di Eventi PA e la registrazione verrà pubblicata nel pomeriggio. Non so, Mauro, gli altri relatori se vogliono concludere in qualche modo. Direi che possiamo solo concludere con un ringraziamento per l'opportunità che ci è stata data anche di diffondere questo argomento nuovo. Benissimo, grazie a voi perché veramente è stato molto interessante, insomma, questa panoramica sul lavoro che state facendo e comunque su questi stimoli, insomma, che state dando all'innovazione. Quindi io ringrazio tutti, ci vediamo con i nostri partecipanti al prossimo webinar sulla gestione documentale. Martedì prossimo le iscrizioni sono già aperte. E grazie a tutti i relatori e grazie anche ai nostri partecipanti di essere stati con noi fino alla fine. Arrivederci e buona giornata.